Sì, sono criteri meritocratici, al di fuori di quelle che sono le normali dinamiche dei partiti tradizionali, dove arrivano i paracadutati oppure ci sono scambi di favore da dover ricambiare, o comunque amici, amici degli amici, o vengono selezionati per fedeltà. Nel Movimento 5 Stelle, quest'anno, con questa apertura anche alla società civile, i candidati uninominali sono stati selezionati dallo staff di Luigi Di Maio attraverso quelle che sono le loro competenze, i loro curricula, e quindi quello che sono riusciti a fare anche queste persone sul territorio grazie proprio alla loro qualità, alla loro capacità e professionalità. Ma il dato interessante che è emerso oggi in conferenza stampa è che i candidati anche plurinominali per il collegio 1 della Camera, che ricomprende anche il territorio di Imperia, sono assolutamente all'altezza dei loro degli altri candidati uninominali, e cioè quelli che sono stati selezionati attraverso le nostre selezioni online assembleari. Che cosa significa le selezioni online? Semplicemente un'assemblea di decine di migliaia di iscritti, quindi un'enorme assemblea partecipatissima che può scegliere attraverso lo strumento del web i propri candidati, andando a vedere quelle che sono le competenze. E quindi noi ci ritroviamo con una squadra di persone assolutamente competenti e preparate, e questo perché noi vogliamo dare una garanzia di qualità ai cittadini che ci sostengono con il voto. Così, quando queste persone entreranno in Parlamento, sicuramente potranno esercitare al meglio il loro mandato. Dei professionisti di vari settori, tra cui sanità, produttivi, turismo, insomma, anche problematiche che viviamo nella provincia di Imperia. Sì, ma anche c'è anche un candidato plurinominale esperto di affari europei, e sicuramente questo è un punto essenziale proprio per lo svolgimento di tutto il programma del Movimento 5 Stelle, che va a toccare i diversi settori. Chiaramente noi dobbiamo instaurare un nuovo dialogo con l'Unione Europea, e a questo proposito mi riallaccio a una delle tematiche che sono state trattate in conferenza stampa, che è giustamente l'interrogativo di come si affronta da parte del Movimento 5 Stelle il problema dell'immigrazione, del grande numero di migranti. Allora, noi vogliamo ricordare che la Convenzione di Dublino 2 è stata sottoscritta dalla Lega quando era al potere, e oggi purtroppo ci fa campagna elettorale sopra sul discorso dell'immigrazione e dei migranti. Questa convenzione prevede che le persone che arrivano in uno dei paesi dell'Unione Europea, il paese di arrivo di queste persone deve farsi carico di tutte le spese, di tutte le risorse economiche che sono necessarie per l'accoglienza e il mantenimento della persona, senza quindi andare a coinvolgere, a toccare minimamente gli altri stati europei. Quindi per la Lega significa che va bene che tutte le persone che dall'Africa arrivano in Italia siano di responsabilità e di competenza dell'Italia da sola, che con le sue forze dovrebbe affrontare questa ondata di immigrazione. Chiaramente noi ci siamo